cari delegati, lasciatemi dire che vivo questo momento del congresso italiano con molta attenzione, con molta speranza, ma anche con una grande fiducia. Vedete, la storia di questo movimento si è detto, ci dà una indicazione chiara. È un movimento che nel tempo ha saputo evolversi, cambiare, adattarsi in maniera costante. Noi oggi viviamo un momento che molti di noi reputano quasi per certi aspetti traumatico, perché si vede un cambiamento strutturale, organizzativo, io dico anche ideale, ma questo non deve farci paura, perché noi momenti come questi nella nostra storia li abbiamo vissuti, e come li abbiamo vissuti, e ci sono costati anche in alcuni momenti perdita di compagni di strada, ma nello stesso tempo altri sono arrivati, e da quel piccolo nucleo che si raccoglieva prima attorno alla cipolla, poi con profondo, e che sviluppava le prime riflessioni sulla cultura alimentare con un'attenzione molto gastronomica di vecchio stile, noi siamo riusciti nel tempo a diventare una realtà mondiale, internazionale, a dialogare con il mondo, con la politica, e ad avere una rete che oggi è stato qui sottolineato, è presente in 160 paesi del mondo. Allora, lasciatemi dire una cosa. Io ho iniziato questa avventura che avevo poco più di 30 anni e il prossimo anno ne compierò 70. I mutamenti li ho vissuti, li ho anche provocati, li ho anche governati. In alcune situazioni sono stato il cavallo di destra e in altre il cavallo di sinistra. Ma non c'è dubbio che alcuni passaggi noi dobbiamo avere l'orgoglio di averli vissuti e governati e anche proposti a livello planetario. Allora io ne cito tre che sono fondativi della nostra etica. Il primissimo, la presa di coscienza che non si poteva parlare di alimentazione senza analizzare il disastro che il campo agroalimentare veniva con la perdita di biodiversità, con la perdita di intere sapienze del mondo rurale, con la perdita di un patrimonio straordinario. Questo è stato il primo passaggio. Capire che noi non eravamo i vivandieri della sinistra, anche se Luciana, credo che conosce una delle prime che ha capito questo nostro percorso, ma sa benissimo che questo nostro percorso, specialmente nella fase iniziale, specialmente quando rivendicavamo una logica gastronomica che non fosse prettamente gourmetistica, la sinistra non la capiva né da Trento né da Trento, ma sono tante cose che non ho capito di mia madre sinistra, non sono oggetto di questo mio intervento. Voglio dire che quel passaggio lì ci costò caro perché chiese a tutto quel piccolo movimento che stava nascendo in Italia di fare un salto di qualità, di cimentarsi sul discorso della biodiversità e di entrare in una dimensione di rispetto, di battaglia per la difesa della biodiversità
era lo stesso tempo di non rinunciare al piacere casualmente. Già questo fu un elemento non capito. Perché? Perché tradizione tipicamente cattolica conduce a una sofferenza e quindi devi stare lì, bravo, magari con grandi ideali, ma se sente il piacere non è conciliabile. Sono due momenti distintivi. Io mi ricordo un grande dirigente del mio vecchio partito, che era quello comune con la Sorociani, che mi diceva: ma vedete, cosa continui a parlare sempre di mazzate? C'è la centralità operaia, ci sono le tematiche della rivoluzione, tu continui a parlare di mazzate. Dopodiché, dovete sapere che questo stesso personaggio nelle vacanze si dedicava a frequentare i ristoranti 3 stelle. Quindi viveva questa dimensione in modo schizofrenico. Si metteva vestito di militante che poteva andare bene per l'impegno politico, si levava il vestito, se ne metteva un altro e andava al ristorante 3 stelle. No, noi non abbiamo mai accettato questa dimensione. Il piacere è un diritto universale per tutti, non per chi è sordo. Meno che meno, pensare che il piacere non possa essere, come dire, elemento di ausilio verso il cambiamento era stupido. E questo ci è riuscito, questa prima mutazione ci è riuscita. Non solo, a mano ho cominciato a guardare dall'estero con attenzione. In diverse parti del mondo questo equilibrio tra la responsabilità e il piacere individuale, condivisione del piacere, veniva portato come esempio di una nuova politicità. Il secondo grande cambiamento è quando in un congresso che si tenne in Sicilia noi esplicitavamo in maniera irreversibile che la nostra dimensione era una dimensione internazionale. Eravamo in un momento in cui la crescita di Lofud, prima di Arcigola, aveva già conquistato una bella rete italiana. Forse avevamo gli stessi soci che c'erano, che ci sono adesso, poco meno. E quindi potremmo dire: continuiamo su questa linea. Cosa andiamo a impiegarci ad avere una visione internazionale senza soldi, senza risorse, ad andare a parlare al mondo con quel manifesto che è stato un manifesto che lentamente ci ha permesso di essere presenti in più di 40 paesi del mondo? Quel passaggio non è un passaggio di poco conto, perché ha dovuto fare i conti con il primo cavallo, quello che deve garantire le risorse. E se quel primo cavallo non era sostenuto dall'Associazione Italiana, noi non avremmo sviluppato l'idealità di andare per il mondo. E quel primo, che era bella scelta, per tanto tempo è stata una scelta sofferta, di non capire la diversità e anche una scelta fortemente schizofrenica. Perché? Perché quella prima nostra dimensione internazionale è stata nei confronti di paesi con la pancia piena e non avevamo né gli strumenti ideologici, neanche quelli politici e neanche quelli culturali per capire che il diritto al piacere si manifesta anche nei paesi dove si soffre malnutrizione e fame. E per dialogare con questa umanità, noi vivevamo in una dimensione schizofrenica e per tanto tempo, tuttavia, abbiamo detto, le nostre tematiche, quella della difesa della biodiversità, della difesa del mondo rurale, della difesa della grande tradizione gastronomica mondiale,
sono tematiche universali e quindi dobbiamo muoversi su questo livello. Questo c'è costato anche, e come c'è costato? C'è costato tanti sacrifici. Abbiamo messo nel mondo realtà che intercettavano il valore di Slow Food, ma non lo capivano completamente. Per tanto tempo ci siamo affidati agli italiani all'estero, che Dio l'abbia in nome, con tutto l'affetto che io ho nei confronti di questa realtà. Ma nel momento in cui noi puntavamo a sviluppare un movimento internazionale con gli italiani all'estero, parlavamo tutti quelli dell'estero. Eravamo una cerchia ristretta. Dopodiché arriva il terzo e dirompente cambiamento. E questo arriva nel 2004. Arriva con Terra Madre e con la fondazione dell'Università di Scienze Gastronomiche. Nessuno metta in evidenza solo una delle due parti, perché una è conciliare l'altra. La nascita dell'Università di Scienze Gastronomiche è significato in quegli anni metterci in gioco rispetto a un istituto che è uno degli istituti, e poi ci ritornerò, uno degli istituti più vecchi e obsoleti della civiltà mondiale, che è l'attuale università, che ancora ferma dinamiche di tipo medievale, docente, discente, e che non esprime compiutamente quella che è il bisogno di democrazia e di fame di conoscenza che c'è nel mondo. Però noi abbiamo detto, su questo fronte, su queste tematiche, è opportuno che ci sia una visione di tipo gastronomico. E quando dico gastronomico intendo un rapporto sistemico di tutto quello che riguarda il mondo del cibo. E allora significa che parlare di cibo significa parlare di salute, significa parlare di economia, di ambiente, significa parlare di socialità, significa parlare di spiritualità. Questa visione sistemica noi avevamo bisogno di esplicitare dentro il massimo istituto della conoscenza che oggi ad oggi è l'università. E credetemi che quello è stato il momento dove il cavallo privo delle risorse è andato più, la dobbiamo dovuto prendere altro che affrontare. Perché riuscire a tenere in piedi e realizzare un'università in questo paese senza contributi dello Stato, e quindi spontaneo questo riflettere sulle cose che ha detto prima Stefano. Ma tanto noi abbiamo fatto questo. Lo scorso anno l'università, su un impegno di 10 miliardi, di 10 milioni di costi, ha ricevuto dallo Stato italiano 170 mila euro. Cioè, voi capite che non mi sento il dovere di ringraziare lo Stato che investe questo nell'unica università di scienze gastronomiche. Nell'anno in cui, 2017, dopo 45 anni, l'unica classe di laurea nuova del sistema Italia è stata quella delle scienze gastronomiche. 45 anni che l'università italiana non esprimeva una classe di laurea, questo in virtù dei baronati e delle singole discipline che non si connettono tra di loro, noi abbiamo portato avanti la classe di laurea di scienze gastronomiche come elemento di capacità sistemica di affrontare il mondo del cibo. Prima tutto il mondo del cibo era risolto a livello universitario o dalle scienze agrarie, veterinarie, scienza della nutrizione, medicina, tecnologia alimentare, diritto,
non c'entrava l'antropologia, non c'entrava la storia, non c'entrava l'economia, non c'entrava niente. Quello era il Ciccio. Questa visione sistemica noi l'abbiamo donata a questo nostro paese, al tutto tale che da oggi qualsiasi università italiana può realizzare le scienze gastronomiche. Ma su quale idea? Sulla nostra idea. Sulla nostra idea. E io continuo a dire che uno dei beni più preziosi di questa nostra realtà sono proprio gli ormai più di 3.000 ex allievi che sono usciti da Correzzo e che ci fanno onore in ogni parte del mondo. Molti sono qui presenti, alcuni li ho visti stamattina addirittura come delegati e come responsabili di convivia. Questa realtà è propedeutica alla grande sfida che voglio presentarvi, Ma però, nello stesso anno, 2004, avveniva Terra Madre. E Terra Madre è stato un movimento di liberazione, per fortuna. È stato il movimento che ha aperto il nostro cuore, che ha risolto a quella schizofrenia. Perché? Perché queste comunità del sud del mondo sono venute a dirci: guardate, che il diritto al piacere è un diritto universale. Guardate che le nostre gastronomie non sono seconde, non esiste una gerarchia, la Francia, l'Italia, eccetera. No, anche il paese più povero esprime nelle loro comunità, nelle loro realtà, forme di gastronomia alta, di cucina alta, uso questo termine. Hanno un rapporto organico e sistematico con la natura. Saranno fortemente collegate per risolvere problemi enormi come la malnutrizione del cibo. Ecco allora che 14 anni di Terra Madre hanno cambiato. Stavo detto che in partenza questa regione è stata la prova vivente di un rapporto dialettico con Terra Madre. E da dove si è realizzato questo rapporto? Non è stato solo un rapporto di donazione, abbiamo ricevuto moltissimo da queste realtà. Ed ecco allora che questo cambiamento, che è stato in quel momento là quasi pazzesco, e anche lì il primo cavallo a farlo marciare, è stata dura. Ma io ci avrei ancora da dire una cosa al mio amico Stefano Zamagni, non so se a Platone qui. Io penso che dei due cavalli, sono stato fortemente convinto, l'importante è quello che trova le risorse, ma le risorse senza idee non si trovano. Quindi alla fine della fiera viene il primo cavallo che marcia bene e che con molta attenzione, con molto scrupolo rispetta il secondo. Ma realizzare economie senza idee, come le insegni, mi pare proprio che sia impossibile. Terra Madre ha realizzato un'economia che ha cambiato profondamente il nostro movimento. Noi oggi siamo in 160 paesi del mondo. E come ci siamo dal punto di vista organizzativo? Con un vestito che è quello vecchio, che è quello eurocentrico, che è il fatto di... Noi li chiamiamo conviglia, gli americani li chiamano capitoli, in altra parte li chiamano come volete, con forme di tesseramento individuale, con logiche organizzative verticali. E questo, strada facendo in questi 14 anni, abbiamo visto che non è assolutamente proponibile in tante parti del mondo. Non è proponibile. Noi oggi abbiamo una realtà di qualche convivio e di 3.000 soci in tutto il continente africano. Io non so se, penso che sono l'equivalente dei soci della provincia di Cuneo, tutta l'Africa. Ma vi garantisco che se andate con il libretto del tesseramento in Africa, mi dicono da dove arrivi. Se vai a proporre un tesseramento, un convivio agli indios Yanomami in Patagonia,
e chiedere se sei scemo. Allora ecco che noi siamo in presenza di una schizofrenia che abbiamo risolto definitivamente, che è la schizofrenia di un vestito che non sta bene per tutta la nostra comunità, e tutta la nostra comunità non è solo l'Italia, è il mondo, e questo è il riferimento di una comunità di sofferenza. E qualora che in quella stessa Africa noi oggi abbiamo realtà di oltre 3.000 orti che danno lavoro a 70.000 persone e che fanno comunità, sono orti di villaggio, sono orti di scuole che danno cibo a 1.200 studenti. E allora noi dobbiamo avere coscienza di che cosa siamo, noi siamo questo, e non solo aver coscienza per gli aspetti positivi, ma anche per gli aspetti tragici e drammatici che la nostra comunità soffre. Noi abbiamo ricordato in apertura i nostri compagni di viaggio che ci hanno accompagnato, che hanno avuto, come dire, in questo movimento la possibilità di realizzare i loro sogni, anche le loro aspettative, e di esserci e di aver aiutato questo movimento gratuitamente. Ma noi non possiamo dimenticare che parte di questo nostro viaggio e di questa nostra umanità è anche un'umanità dolente. Noi non abbiamo più una comunità in Siria, tutte sparite, tutte in un esodo in ogni parte del mondo. Buona parte delle nostre comunità sono oggi tra i rifugiati nei campi della Bekaa in Libano, altri sono riusciti a passare di straforo, arrivare in Germania. Non c'è più niente in tutta la Siria. Quando noi nel 2004 avevamo una delegazione siriana che rappresentava la bellezza di questo popolo, la straordinarietà di questa agricoltura, la cosa straordinaria di una gastronomia tra le più prestigiose della storia dell'umanità. Pensare che cos'era Aleppo, quale città di crocevia, con una sua storia di gusti, di tradizioni, non c'è più niente. Noi non possiamo sottacere al fatto che il nostro responsabile palestinese a Gaza è morto lui e la sua famiglia su una bomba che gli è caduta sulla casa, e lui era lì che faceva gli orti per il nostro movimento. Noi non possiamo non mettere in evidenza che il responsabile di una comunità in Guatemala è stato ucciso da queste mafie incredibili che nel Centro America dominano, e non possiamo non tenere conto che in altre parti del mondo le nostre comunità, i nostri soci sono in questa situazione di violenza, di disagio. Non possiamo non tenere conto che il cambiamento climatico ha distrutto tutti gli armenti di metà della nostra realtà associativa in Kenya. Tutto il nord del Kenya era caratterizzato da un'economia pastorale. Hanno perso centinaia di armenti, di pecore, di mucche, e anche se noi ci mettessimo assieme a ricostruire questi armenti, non potranno più essere operativi perché non cresce un filo d'erba, perché il cambiamento climatico provocato dal nord del mondo lo stanno pagando quelli del sud del mondo. Ecco allora che questo elemento della migrazione, se noi lo vediamo a casa nostra, con i nostri soci, noi dobbiamo averlo nel nostro DNA, perché quelli che arrivano su ad attraversare l'oceano sono nostri fratelli, sono non solo vittime di guerre, ma anche del cambiamento climatico. E bisogna che cominciamo anche a dire che ci sono grandi responsabilità di egoismo da parte di noi europei, ma c'è un atteggiamento criminale di un establishment africano fatto di governi corrotti e canaglia
i quali non spendono neanche un convegno per analizzare perché stanno andando via i loro cittadini. Anzi, più vanno meglio è. E questi signori qui, questi governi qui, questi governanti, hanno le case nei migliori quartieri di Parigi e di Londra e vengono su per far superare gli appendicite o per fare le vacanze e non passano attraverso i barconi, hanno passaggi gratuiti in aereo. Questa è la realtà, questa è la realtà che ci deve rendere coscienti che noi dobbiamo stare fermamente e con determinazione dalla parte dei poveri a 360 gradi. Perché? Perché se noi diciamo nel manifesto di Cetù che fino a quando ci sarà uno che soffre la malnutrizione noi dobbiamo esserci, non c'è elemento migliore oggi di non capire che la migrazione è l'effetto vergognoso prima di un sistema schiavistico, poi di un sistema neocoloniale e oggi di un neocolonialismo dove responsabilità anche delle nostre imprese, prima fra tutte le mie, sono quelle di realizzare un meccanismo di latrocinio in questi paesi. Ora, voi capite che terra madre è questo, e questo è anche il nostro movimento. E quindi di questo stiamo parlando. E nello stesso tempo abbiamo vissuto tutti questi anni. Il movimento si è evoluto, è cresciuto. Vedete, quando abbiamo iniziato, sia Bill Gates che Steve Jobs non hanno neanche iniziato a lavorare. Il famoso garage di Seattle non c'era ancora. Quando noi abbiamo iniziato non c'era ancora il garage di Seattle. La famiglia Zuckerberg non aveva neanche progettato il figlio, pensa a te, perché adesso questo qui è la carta e se la suona e governa tutta la socialità del mondo, non era neanche nella testa di suo papà e di sua mamma, quando noi abbiamo iniziato. Quando noi abbiamo iniziato c'era il primo governo non democristiano del paese, Giovanni Spadolini. Non c'era neanche ancora arrivato Craxi, che arriva 2 anni dopo. C'era un partito comunista che era l'espressione di una rete e di una carica di valori nei confronti dei deboli, straordinaria. Voi capite che se ci guardiamo e guardiamo le macerie e guardiamo anche quello che è avvenuto e sta avvenendo, noi in qualche misura questo cambiamento che noi stiamo prospettando non è un cambiamento mortificante, è un cambiamento di liberazione. E chiunque pensi che noi nel concepire il passaggio tra condotte e comunità stiamo vivendo un cambiamento strutturale, io vi dico sbagliate. Noi non è solo un cambiamento strutturale, un cambiamento di cabeza, è un cambiamento di cuore, è un cambiamento di attenzione. E se pensate in qualche misura di portare le comunità a vivere dentro una dimensione strutturale chiusa, sbagliamo, perché le comunità devono avere l'elemento più importante. La libertà di operare, la libertà di operare. Non possiamo chiudere dentro una logica, perché più queste comunità saranno libere, più saranno libere, più la nostra biodiversità sarà feconda. Non dobbiamo aver paura. Se arrivano comunità, abbiamo alcuni mesi fa ho assistito alla nascita di una comunità nel Veneto che dà lavoro a 65 disabili, genitori, operatori, disabili stessi, tutti che condividono la filosofia di Slow Food e vogliono essere comunità.
Ma in quel momento lì non siamo noi che, come dire, li portiamo al verbo, sono loro che ci portano una ventata di aria fresca. E noi non dobbiamo fare l'esame delle urine, del sangue di chi arriva, noi dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo abbracciare la biodiversità. Noi dobbiamo abbracciare, ma non dobbiamo aver paura. Abbracciare la diversità, significa abbracciare anche qualcosa che può metterci in crisi. Vedete, io vorrei rivolgermi un attimino ai 67 delegati su 570, va bene, che hanno meno di 32 anni. Ecco, c'è una percentuale che va bene. Ho fatto la percentuale rispetto al primo congresso. Allora, il presidente aveva 33 anni, quindi era appena uscito, ma tutti gli altri ne avevano di meno. Allora io mi voglio rivolgere a questi giovani e a tutti quelli che avranno, per piacere, fate lo tutto come volete. Realizzate lo tutto che sia in sintonia con le vostre idealità. Portate qualcosa che ci sconvolga. E io l'ho detto a 102 e lo ripeto adesso, Il più grande atto d'amore che noi dobbiamo fare nei vostri confronti è darvi la libertà di realizzare un'associazione che per ipotesi vada anche contro quello per cui noi abbiamo lottato tutta la nostra vita. Questo è quello che vi vogliamo dire. Questo è dirvi che vi vogliamo bene. Noi vi vogliamo bene perché voi dovete avere la libertà di realizzare un qualche cosa che sia in sintonia con i vostri ideali, con le vostre aspettative. Non importa se questo ideale, che questa frase sarà contro quello per cui ho lottato io come presidente e fondatore tutta la vita. Anzi, è l'atto d'amore più grande che noi possiamo avere verso i giovani. Questa miemia di vedere, abbiamo anche messo un giovane nel comitato di condotta, quasi che fosse un panda, basta. E però, siccome siamo per la biodiversità, se pensate che noi facciamo il passo indietro, col cavolo. Noi facciamo il passo di fianco e faremo le condotte dei bianchi, faremo le condotte degli anziani, vogliamo essere interagire con voi e vogliamo che la libertà di costruire sistemi di associazione nuova sia l'elemento distintivo del nostro percorso. È lì che noi vinceremo se passare dalla biodiversità nel tutelare la pera cocomerina e il coniglio di non so di cosa, noi vinceremo se avremo la biodiversità dell'essere soprattutto. E questa biodiversità deve aprirsi straordinariamente, senza tagliare fuori nessuno. Nessuno si senta tagliato fuori, ma santi Dio che ci sia la libertà di poter fare quello che ci si sente di fare. Questa è la grande evoluzione che in questo momento il nostro movimento chiede. Vedete, c'è un processo che riguarda tutta la vita, vegetale, animale, culturale, associativa, ed è un processo evolutivo. Si nasce, si cresce, ci si stabilizza e poi magari comincia la fase discendente. Noi dobbiamo vivere questo processo evolutivo con gioia. E se questo processo evolutivo ci fa mettere in discussione quello che noi ritenevamo come elemento della nostra forza, ben venga, perché vedrete che saremo ancora più in sintonia con l'evoluzione. Ben venga questo cambiamento. E allora vorrei concludere per dire che
dobbiamo accettare questa nostra sfida e a Terra Madre proporremo una idea che a mio modo di vedere sarà molto più forte della stessa idea di Terra Madre, che è stata sintetizzata nell'Università di Fusa. Voglio dire, e di questo abbiamo bisogno di tutti voi, di tutti voi. Primo discorso, non esiste primogenitura tra i saperi accademici e i saperi tradizionali. Ci deve essere dialogo e costruzione. Bene, questa è una bella affermazione di principio. No, noi faremo dei luoghi dove si pratica i saperi tradizionali delle sedi di trasmissione di conoscenza di tipo universitario. Quindi un casale, un produttore di vino, un coltivatore biologico, nella misura in cui si mette a disposizione nel trasmettere questo sapere, diventa un docente. Ed ecco allora che questa rete che noi testeremo in ogni parte del mondo dovrà essere in sintonia con lezioni, magari in maniera telematica, con grandi professori, con premi Nobel. E questo percorso tra le lezioni telematiche, tra l'incontro diretto con le nostre comunità, con piattaforme in cui si può discutere, con università che si uniranno al collegio per scommettere su questa cosa, io vi dico, scardinerà un sistema di conoscenza che è obsoleto. E mi fermo lì, perché in 14 anni io ho capito bene che cos'è l'università italiana, ma l'ho capita proprio bene, proprio bene. Noi dobbiamo liberare la conoscenza, la democrazia della conoscenza, da queste pandate realtà accademiche e istituzionali e favorire l'università diffusa. Così che un cameriere di Manhattan, un lavapiatti che ha l'esigenza di conoscere qualcosa di più in campo alimentare, un contadino delle Ande peruane, attraverso un percorso certificato di rapporto diretto con i saperi tradizionali del territorio, di lezioni telematiche, di incontri su piattaforma, possa avere un percorso che noi per primi, la nostra piccola università li riconoscerà, e non lo riconoscerà con la laurea, col pezzo di carta, lo realizzerà con un diploma di partecipazione. Ma sia chiara una cosa, che Collenzo e Terra Madre si devono allargare al mondo con una visione della democrazia e della conoscenza che spariglia le carte rispetto a questa egemonia accademica che viceversa si sta sempre più, come dire, rinchiudendo. Noi abbiamo bisogno di spalancare le porte. I nostri 600 studenti diventeranno 600.000 se noi sapremo realizzare questa università diffusa. L'idea di Terra Madre non sarà quella di trovarci ogni due anni, ma che bello ritrovarci, abbracci, incontri, no, sarà la continuità, perché chiunque di voi, qui ci sono molte realtà presenti in campo produttivo, saranno riconosciute come sedi didattiche, in quel momento lì loro saranno utili a una moltitudine di persone che non ha né tempo per stare un anno o tre anni in università, non ha i soldi per partecipare all'università, non capisce come il diritto alla conoscenza debba sempre e solo passare attraverso una casta che si autoperpetua. Noi abbiamo bisogno di spalancare le porte del diritto alla conoscenza. E che cosa c'è di meglio per un movimento come il nostro? Perché il diritto alla conoscenza è propedeutico per dare valore al cibo. Tu non dai nessun valore al cibo
e alle comunità e ai contadini, se non diffondi la conoscenza, se non diffondi sapere, se ne fai solo un feticcio, va bene che va bene così, tanto per realizzare un circolo chiuso. Noi dobbiamo aprirci, e in questa apertura l'università diffusa sarà la prima beneficiaria delle nostre comunità, perché saranno le nostre comunità che cominceranno a interagire. E in molte delle nostre comunità, vi dico anche, molti dei presenti in questo congresso, molto probabilmente, tra un anno o due faranno un corso di scienze gastronomiche, o magari di panetteria, o magari di come gestire un orto. Perché noi dobbiamo rompere questo meccanismo, che di tutto questo si può solo realizzare con una logica di tipo accademico. È un'impresa che fa tremare i polsi. Forse il secondo cavallo sta andando un po' troppo veloce e rischia di fare il solito verso, ma proprio perché va veloce sarà meglio frustare il primo. E il primo deve capire che o sentiamo queste sfide, o scegliamo queste sfide, o si muore di nebbia, si muore di nebbia, si può anche morire di una bella associazione, quanto siamo belli, quanto siamo bravi, ma noi non intercettiamo cosa sta cambiando nel mondo. E vi dirò di più, che anche questa dimensione delle comunità è una dimensione che dal punto di vista storico è stata, come dire, la base di tutti i rinascimenti post-trauma politici. La caduta dell'impero romano, per essere chiari, è stata recuperata con le migliaia di comunità benedettine che hanno rigenerato tutta l'agricoltura europea. E le comunità sono quelle, sono la nuova forma. E ben sapete perché le comunità sono la nuova forma. Perché le comunità possono accettare delle grandissime sfide, perché hanno la sicurezza affettiva. Avere la sicurezza affettiva significa che come comunità accettiamo una sfida, e se non va bene non c'è qualcuno che ti pianta il coltello, e non c'è la competitività, siamo uniti da una sicurezza affettiva. Guardate che è l'elemento che ha tenuto in piedi questo movimento, perché migliaia di persone che hanno lavorato gratuitamente, e perché anche qua dentro, in questa realtà, hanno condiviso l'affettività, il piacere di fare le cose. Noi su questo elemento, con le comunità, rigenereremo tutto. Le rigenereremo a tal punto che ci invitaremo proprio a essere più inclusivi, ad accettare cose strane. Noi dobbiamo avere questa capacità. Proprio perché il nostro approccio su temi dell'alimentazione è sistemico, noi non dobbiamo aver paura di avere comunità che lavoreranno sui disabili, che magari lavoreranno nelle carceri, che magari realizzeranno idee strambe, che prenderanno la straordinaria creatività di un mondo giovanile. Noi dobbiamo accettare la biodiversità sociale e culturale come elemento distintivo di questa nuova fase storica. E l'università diffusa, ritenetelo pienamente, pianterà un bel casino. Ma il casino rigenerante è la capacità nostra, di tutti noi, per la prima volta, di affermare nei fatti, che la sapienza di un vecchio contadino, di un casale, alla pari dignità del professore politico, del professore accademico. Noi dobbiamo avere questa forza, non per dire che ne ha di più, ma siamo sullo stesso livello, non per dire che vogliamo essere prevaricatori. Il nostro elemento distintivo deve rimanere il dialogo. Nel dialogo noi porteremo avanti le nostre idee con la schiena dritta. Senza dialogo i tempi sono difficili, e noi dobbiamo attraversare questi tempi, che saranno lunghi,
con la schiena dritta, con le nostre idee, con l'orgoglio di dire non stiamo da quella parte dei più deboli, perché quella parte è la parte distintiva di un'umanità che esprime il valore più importante di questo momento storico, che si chiama fraternità. La fraternità che è propedeutica all'uguaglianza, che è propedeutica alla libertà. Senza la fraternità non si va da nessuna parte. Questa è la grande scommessa. E allora vi faccio una confidenza, che l'ultimo incontro che ho avuto con Papa Francesco ve la vedevo proprio dire. Lui ha detto in maniera chiara che la spiritualità non è patrimonio solo dei credenti. Noi abbiamo bisogno di recuperare quella che storicamente era la grande spiritualità del mondo cooperativo, del mondo socialista. Si chiudevano le lettere con saluti fraterni. Io vi prego di credere che oggi in un partito politico la sicurezza affettiva è l'ultima cosa che potete trovare, l'ultima cosa che potete trovare. Se non si trova più in quella sede, lì cerchiamo di ricostruirla noi attraverso le comunità. E allora, questo discorso qui, ve ne dirò un altro. Pensate alla contraddizione. In questo momento, il più lucido su queste cose, va bene, è un argentino che rappresenta un'istituzione la più centralizzata, la più teocratica del mondo. Pensate che le contraddizioni. Vivremo anche queste cose qui. Però cerchiamo di vivere innanzitutto con l'unico elemento che ci è dato, la gioia di essere a cavallo di un processo evolutivo e di poterlo condividere nel più ampio modo possibile, e con la conoscenza e con la coscienza che quello che stiamo facendo oggi qui lo stanno facendo i nostri soci in Brasile, in Amazzonia, in Africa. Questa è la realtà di questo punto, e noi dobbiamo avere questa visione qui, perché senza questa visione non siamo più in segno con i tempi. Questo è l'elemento che ci contraddistingue. Poi accettiamo benissimo gli elementi istituzionali, ma gli elementi istituzionali non vengono solo a dirci quanto bello il turismo e mangiare e vendere e perché una cosa molto semplice, vi prego, iniziamo una grande battaglia per rigenerare i nostri borghi, che è il patrimonio straordinario che abbiamo in questo paese. Sono borghi, villaggi dove non c'è più prete, non c'è più ufficio postale, non c'è più osteria, non c'è più la bottega, non c'è più la socialità, e tutti che spallano e cantano del Made in Italy. Ma il Made in Italy senza i borghi, senza il profumo di pane nei villaggi, senza le botteghe, il Made in Italy che non interessa, noi non andiamo a trattare il Made in Italy con gli altri. Noi dobbiamo saltare nei diritti attraverso questi nuovi presidi. Costruiamo in ogni villaggio una bottega, una nuova bottega, fatta di giovani con il sorriso, che magari inseriscono anche una parafarmacia, perché è una vergogna che i nostri vecchi in questi borghi non possono neanche comprare una tachipirina e devono andare a 30 km. Che paese è questo? Noi non possiamo parlare di turismo. Il primo turismo si realizza in quei luoghi in cui stanno bene quelli che vivono. Se in quei luoghi in cui si vive non sta bene la gente, gli aborigeni, tutto il resto del turismo c'entra niente. Noi dobbiamo quindi prendere in mano questa bandiera. Rigeneriamo i borghi della nostra Italia e del mondo attraverso un concetto che non passa solo più per l'aspetto della produzione, della vendita, del consumismo, ma passi attraverso l'aspetto della socialità. Questa è la fame di cui noi tutti abbiamo bisogno.